Facciamo un applauso a Simone. Sentite. Allora, devi togliere il muto da sopra. Vai, prova ora. Ora mi sentite? Perfetto. Rimani al centro così vieni. C'abbiamo c'è lì il giro slide. Perfetto. Laser questo qua rosso? Sì. Sì. Bene. Buongiorno, mi presento, io sono Simone Rubino, uno sviluppatore di Agile Business Group, collega di Alex. Lavoro in Agile da 4 anni ormai, questa foto l'abbiamo fatta giusto 3-4 anni fa e con la stessa maglia che ancora dopo il lockdown, per fortuna, riesco a calzare ancora la stessa maglia. Dunque, oggi vi parlerò della comunicazione all'interno della PR e durante il processo di review. Alex ha spiegato in modo un po' più tecnico come fare una PR. Io vi spiegherò invece come approcciarsi alla PR, come approcciarsi alla review e più o meno che cosa guardare. Iniziamo da qualche definizione, già l'ha data Alex prima, però che cos'è una PR? Una PR è semplicemente una modifica proposta da un personaggio che chiameremo autore. La PR si fa perché c'è una richiesta da parte di un cliente o si nota un problema o escono nuove normative e bisogna adattare i moduli esistenti alle nuove normative o alle nuove specifiche di chissà cosa o perché semplicemente uno vuole migliorare il codice esistente. Cos'è invece una review? La review è una procedura di controllo fatta da un altro personaggio che è un revisore. Come abbiamo detto adesso, chiunque può fare review nel nostro in L10N Italy, ma anche in tutto GitHub. Ci sono le review dei PSC che contano un pochino di più perché sono i personaggi che poi dovranno mergiare, però comunque chiunque può controllare il codice proposto da altri. E il fatto è che quando viene creata una PR siamo in pratica in una situazione di mezzo dove la modifica è visibile a tutti ma non è ancora stata accettata o mergiata nel codice del software, in questo caso di O2, dei moduli, della localizzazione, e quindi ognuno magari pensa di andare avanti nel modo che preferisce, cioè ci sono alcuni che vorrebbero prima mergiare la modifica e poi magari provarla in produzione. Altri magari vorrebbero provarla direttamente nella PR, o altri ancora vorrebbero che i test venissero fatti in modo automatico direttamente dai controlli C, a cui accennava prima anche Alex. L'importante è comunque mantenere una mentalità critica. Si può pensare ad esempio che il compito dell'autore non sia così carico di responsabilità perché alla fine c'è il revisore che lo controlla, c'è il revisore che lo controlla e quindi anche se mi sono perso qualcosa ci sarà il revisore che poi dà un altro occhio alle modifiche e magari becca il problema che per sbaglio ho lasciato. Purtroppo lo stesso ragionamento può essere fatto anche dal revisore, cioè il revisore può dire faccio la review un po' diciamo alla leggera, in modo superficiale perché tanto mi fido che l'autore abbia fatto il possibile, il meglio delle sue possibilità e quindi diciamo, per me va bene perché in parte mi fido, in parte un po' l'ho mezzo provato, per me va bene. Questo succede più spesso quando l'autore è magari uno sviluppatore senior che ha già dato tanti contributi, quindi ci si sente magari anche in soggezione rispetto alla PR di uno sviluppatore senior e non si vuole contraddire o indicare magari qualcosa che alla fine magari è stata anche solo una svista. Quindi il fatto è che sia che tu sia un autore, sia che tu sia un revisore, è bene fare al meglio il proprio compito e senza supporre che qualcun altro magari lo farà al posto nostro. Iniziamo quindi dai consigli a questi due protagonisti, l'autore e il revisore. Iniziamo dall'autore perché è lui che fa il primo passo, vuole proporre la PR, però magari non arriva neanche a farlo perché c'è questo problema della sindrome dell'impostore. In pratica
anche se tutti ti dicono che sei bravo, che dovresti contribuire, magari non ti senti all'altezza di pubblicare, perché alla fine GitHub è una cosa pubblica, di pubblicare su GitHub le tue modifiche perché o ti vergogni o non ti senti abbastanza bravo comunque per contribuire. Qui secondo me ci vuole solo un po' di coraggio. Tutti iniziano da qualche parte, fate una PR, cambia una riga di codice, c'è un typo, c'è un carattere sbagliato e questo mi causa un problema, va bene, fate una PR, anche un piccolo contributo comunque è meglio di niente, e da lì poi si inizia a interagire anche col revisore, si impara, poi vedremo meglio. Per superare quest'idea della sindrome dell'impostore, cioè non sono abbastanza bravo, esistono anche alcuni strumenti, ad esempio l'IDE PyCharm fa dei controlli di sintassi del codice che scrivete, PyLint e Black sono inclusi anche nei controlli di pre-commit, che accennava prima Alex, e sono tutti strumenti che controllano il vostro codice, quindi alla fine se fate la PR, eseguite questi strumenti per controllarla, non può essere così male, non è che scrivete una cosa terribile su Oka. Comunque il check li passa e quindi potete proporla. Ora che l'autore ha trovato il coraggio di proporre la sua PR, vediamo quali sono gli aspetti principali per giudicare una PR come buona, diciamo. Ci sono tantissimi principi in generale, ci sono le linee guida che danno, che elencano insomma, dei parametri su cui confrontarsi, e ne ho voluti qua raccogliere pochi, giusto per concentrarmi sulla comunicazione nella PR e poi anche nella review. Iniziamo dalla descrizione. La descrizione deve essere chiara, perché per quanto la vostra modifica possa essere leggibile, usabile, ovvia, diciamo, non è detto che l'utente finale la intenda nel modo giusto. Ad esempio, questa meme è bellissima, la bustina di tè, ho inventato la bustina di tè, non c'è bisogno di spiegare come si usa, non do documentazione, la do all'utente finale e lui la usa così. Non è il massimo. Quindi anche nelle PR bisogna spiegare bene quello che si sta proponendo. Si può dividere la descrizione della PR in tre parti. Iniziamo descrivendo che cosa stiamo cambiando nella PR. Una descrizione abbastanza corta. Poi si può aggiungere una parte più corposa, dove si fanno magari esempi. Nel caso di un problema, in questa parte si includono gli step per riprodurre il problema con comportamento attuale con l'errore e il comportamento poi desiderato dopo la PR. E in ultimo si possono aggiungere dei riferimenti a della documentazione esterna, alle specifiche, anche tramite link. Ed è buona norma, diciamo, oltre al link, riportare la parte interessata della documentazione anche direttamente nella PR, sia perché magari il link manda una documentazione di 50 pagine o alle normative di chissà cosa, legato 12esimo, 11esimo, eccetera, sia perché il link potrebbe rompersi, potrebbe cambiare nel tempo e quindi la PR rimarrebbe in pratica monca di queste informazioni. Un'altra cosa che salta all'occhio di una nuova PR è la dimensione. Qui ho indicato 300 righe modificate, ma ovviamente non si può dare un numero fisso alla quantità di righe modificate in una PR, perché dipende dal software in questione, dipende da cosa fa la PR ovviamente. Questo quindi è un numero indicativo, ma diciamo che se una PR modifica 1000 righe è troppo grossa, è meglio spezzarla in varie PR successive. E ci sono comunque diversi vantaggi ad avere PR piccole. Uno ad esempio è il fatto di non investire troppo tempo nella creazione della PR, perché magari poi verrà rifiutata o verrà
o è stata magari già fatta da qualcun altro la stessa modifica, quindi sono stato magari una settimana a fare la mia PR gigante per le mie modifiche, poi appena la propongo spunta qualcuno, tipo Pedro, dice ah questo l'ha già fatto là, e quindi la mia settimana è andata così. Un altro attributo importante delle PR è l'atomicità. Una PR deve risolvere un problema, oppure aggiungere un comportamento. Ho messo anche altro perché esistono PR, ad esempio per modificare degli script di configurazione o delle documentazioni, anche quelle devono essere atomiche, però non ce ne occupiamo in questo momento. L'atomicità della PR deve essere per quanto possibile mantenuta durante la vita della PR stessa. Ne abbiamo parlato ora per la domanda di prima. Se spunta qualche problema, se ci accorgiamo che c'è qualcos'altro da cambiare durante la vita della nostra PR, è meglio fare PR separate, anche per poterle gestire proprio in modo separato. Magari la fix di cui ci siamo accorti è molto più veloce, viene mergiata prima e non interferiscono le due cose. Quindi ora il nostro autore ha trovato il coraggio di fare la PR, ha letto i requisiti, sa come va fatta, la fa, e qualcuno deve controllarla. Passiamo quindi ai consigli per il revisore. Anche qua c'è una specie, diciamo, di sindrome dell'impostore, nel senso qualcuno potrebbe non sentirsi all'altezza di fare review di PR esistenti, perché questo perché l'idea del revisore è quella del personaggio onnisciente che tutto sa, tutto vede, conosce il software e può giudicare una PR come buona o cattiva. Ci sono revisori del genere, sono utili, ma sono altrettanto utili i revisori alle prime armi, che magari non conoscono bene Odoo, perché non è alla fine così conosciuto, non conoscono bene Odoo, quindi provano il codice della PR tramite Rambot, ad esempio, e loro riescono a notare cose che magari noi, diciamo, o comunque i revisori più esperti non notano, aspetti ad esempio di usabilità del software, cui noi siamo abituati perché sappiamo che bisogna cliccare ad un certo punto per avere un comportamento. Loro questo non lo sanno e giustamente magari possono far notare questa cosa all'autore. Stessa cosa per il codice, un revisore più inesperto può notare aspetti di leggibilità del codice che cui magari noi, cioè revisori più esperti, sono abituati. Un altro vantaggio è imparare proprio ad usare il software, e infatti questo è facilitato dal fatto che l'autore comunque vi aiuterà a fare review alla sua PR, perché è nel suo interesse aiutarvi a fare review, avere la vostra approvazione. Quindi se non riuscite a testarlo, scrivete nella PR e l'autore ovviamente, come dicevo, è nel suo interesse rispondervi e aiutarvi. Vediamo quindi, ora che abbiamo trovato il coraggio di fare la review, che cosa guardare, che cosa cercare di ottenere tramite una review. Una piccola nota è che durante le ricerche per il talk ci sono numerosissimi articoli che parlano di come fare PR, come fare review, eccetera, ma sono spesso improntati all'uso nel business, cioè i revisori vengono assegnati alle review, mentre nell'open source è diverso. Il revisore sceglie di fare review a una particolare PR, e qui acquista importanza quello che dicevo prima, ad esempio la brevità della PR. Se ci sono poche righe modificate è più facile che qualcuno voglia fare review. Chiusa la nota, l'obiettivo principale del fare review è condividere la conoscenza. Ne abbiamo parlato, siamo qua a parlare proprio di condivisione. Il fatto, quindi, la condivisione può succedere in entrambi i versi, sia dal revisore onnisciente che dicevo prima verso l'autore, sia al contrario, come,
come ho detto nella slide di prima, il revisore potrebbe essere alle prime armi, in questo caso lui impara dall'autore, ma anche perché magari semplicemente l'autore e il revisore vengono da due estrazioni diverse, uno è magari più improntato sulla cyber security e sulla sicurezza, un altro sull'efficienza a livello di query, sul DB, e quindi comunicando nell'APR si arriva comunque a condividere queste conoscenze. L'obiettivo della review è comunque alla fine aumentare la qualità del codice del software, questo sia da un punto di vista di design della funzionalità, sia di design del codice, e che quindi dovrà anche essere per quanto possibile coperto da test automatici. E il revisore non deve per forza controllare tutte le righe modificate dell'APR, ma si può concentrare solo sugli aspetti che non sono già controllati dall'automazione, ad esempio, per assurdo, i test automatici. C'è l'APR, ai test passano, fantastico. Si può provare che una buona prova da fare è togliere le modifiche dal codice, eseguire lo stesso i test, e se questi passano vuol dire che c'è qualcosa che non fa. I nuovi test dovrebbero passare solo con le nuove modifiche al codice. Se questo non succede, c'è qualcosa da cambiare. Un altro aspetto che non si può controllare con l'automazione è l'interfaccia grafica. Qui il revisore si può mettere nei panni dell'utente finale e proprio ad esempio con Rambot può provare la nuova funzionalità. Ora il revisore ha le sue idee, sa cosa cercare e deve comunicarle all'autore. La linea di fondo è la gentilezza, l'educazione, ringraziare per il tempo speso a fare l'APR, perché comunque ad esempio nella localizzazione sono tutte operazioni volontarie, quindi ringraziare, be nice, ringraziare l'autore per il suo contributo e comunicare in modo chiaro quelle che sono le idee che si è fatto il revisore, quindi dando le motivazioni ai commenti, anche per chiarire che non è una semplice critica, ma si vuole arrivare comunque alla maggiore qualità del codice, ad esempio, che dicevo prima. Quindi spesso il commento è come mai in questo pezzo di codice è così. Si può aggiungere a questo di solito si potrebbe fare in quest'altro modo perché, ad esempio, è più efficiente, è più sicuro, puoi fare le query in modo raggruppato prima e poi vedere i risultati dopo per non farle, ad esempio, all'interno di un ciclo for. Questo ci porta anche a suggerire soluzioni. Cioè, se si trova un problema in una review, va bene indicare il problema, ma è utile anche suggerire qualche soluzione all'autore, sempre tenendo conto del suo background. Nell'open source non è così immediato perché ci si può trovare davanti veramente chiunque. Si può capire qualcosa ad esempio dal profilo GitHub e guardando i contributi al repository a cui sta contribuendo. Quindi il reviewer con gentilezza, con educazione, fa i suoi commenti nell'APR e l'autore deve accogliere nel modo giusto questi commenti. Non è così ovvia questa cosa perché l'autore ha speso il suo tempo a fare questa modifica, l'ha testata lui, l'ha testata il cliente, l'hanno testata tutti hanno detto funziona e ora spunta questo revisore che dice ah ma qui si potrebbe cambiare qualcosa. Bisogna fare un respiro profondo e valutare il fatto che se una cosa funziona magari non è comunque fatta nel modo giusto. Ad esempio, anche qua, bellissimo piccione che in qualche modo vola, ma non è il modo giusto, diciamo. Quindi, dopo respiro profondo, mettiamoci nei panni del revisore e valutiamo se forse c'è una remota possibilità che questo possa avere ragione. Se non riusciamo a rispondere in modo soddisfacente a questa domanda, probabilmente il revisore deve dare più spiegazioni.
Se anche dopo aver capito il suo punto di vista pensiamo ancora di essere nel giusto, che la nostra implementazione sia corretta, allora semplicemente si risponde nella PR e se ne parla. Comunque non tutti i commenti dei revisori vogliono arrivare a una modifica, ma a volte sono solo fatti per far riflettere l'autore su che cosa sta facendo. Ovviamente non prendere sul personale i commenti del revisore. Per aiutare, durante i commenti alla review è meglio fare riferimento al codice, non all'autore. Quindi invece di scrivere come mai qua hai scritto così, è meglio scrivere qualcosa come mai qui il codice è così. Sono piccoli cambiamenti che però aiutano nell'interazione anche psicologica tra l'autore e il revisore. Infine, bisogna mantenere il focus sul codice. Cioè, ad esempio, se c'è qualcosa di non chiaro per cui il revisore appunto chiede chiarimenti, va bene ovviamente rispondere nella PR, ma questo non risolve il problema di fondo, cioè nel codice c'è qualcosa che non è chiaro. Quindi quello che suggerisco è di, oltre a rispondere ovviamente per educazione al commento del revisore, di chiarire il codice stesso, perché oggi quella parte non è chiara al revisore e l'autore gli può rispondere perché la PR lì è fatta apposta. Fra 5 anni, fra 10 anni il codice è ancora lì, c'è qualcuno su una macchina volante che sta guardando quel codice e non lo capisce, e non è così banale andare a recuperare la PR, sperare che qualcuno abbia commentato, abbia chiesto chiarimenti al tempo e capire cosa sta succedendo. Quindi va bene rispondere al revisore, ma è meglio, la risposta finale è chiarire il codice, magari con un commento, magari renderlo più leggibile, per far sì che anche i posteri poi possano capirci qualcosa. E niente, questo è quanto. Grazie dell'attenzione. Grazie Simone. Eccola la domanda. Ecco. Volevo fare all'inizio, ma non volevo interrompere. Ho sempre avuto dubbi tra PR e issue. Sì. Allora, la PR è l'oggetto in GitHub che contiene le modifiche al codice. Quindi se trovo un problema e so come risolverlo, creo una PR. Okay. Ma se invece... questo è un presupposto indispensabile? Cioè devo sapere la risposta per fare una PR? No, infatti. Se trovo un problema ma non so come risolverlo, faccio invece una issue. O se non voglio impegnarmi a fare tutta l'implementazione, non sono in grado. Le puoi referenziare l'una nell'altra, per cui... Okay. Sì, sì. Poi noi in italiano vuol dire proposta di risoluzione, giusto? Sì. Sì. Sì, nel repository italiano, tra l'altro, abbiamo un meccanismo, cioè, essendoci diverse versioni da gestire, se si trova un problema in una versione è bene aprire una issue dove si indica qual è la versione che ha il problema, e poi si può, qualcuno... PR puntano a quella issue? Esatto, ci sarà una PR per ogni versione di Odoo, in pratica, dove si potrà risolvere poi il problema. E niente, quindi questo. Il concetto sarebbe, almeno per quel che riguarda il nostro repository, avere comunque un issue che fa riferimento alle PR per ogni versione. Sì, sarebbe bene avere prima avere sempre la issue, perché probabilmente se c'è un problema, essendo i moduli molto simili tra una versione e l'altra, è possibile che anche altre versioni ce l'abbiano. E questo non mi era molto chiaro, adesso l'ho capito. Grazie. Ok, prego. Sì. Domande? Partiamo da Luca, poi Antonio. Ma c'è un repository nel quale vengono elencate le funzioni che dovrebbero essere sviluppate in qualche modo? Cioè, la issue potrebbe fare questo, però probabilmente è debole. Cioè, la mia domanda è questa: come diceva il secondo relatore, il terzo di questa mattina, per fare questo elenco di modifiche a questo pacchetto per gestire la contabilità o che scuro o quant'altro, abbiamo tracciato
lasciato quello che era l'analisi funzionale e quindi di conseguenza i miei programmatori hanno fatto tutto quello che doveva essere fatto per completare quella parte. Riportando in questa gestione di PR e revisioni, vuol dire che comunque il revisore deve avere chiaro qual è il progetto finale di chi coordina il programmatore, se vuoi, e quindi andare a avere le stesse competenze di chi ha fatto l'analisi funzionale, d'accordo? Che non è un meccanismo così banale. Quindi la domanda è, io sviluppo qualcosa a fronte di un'esigenza, d'accordo? Io sono un bravo programmatore, faccio la mia PR, convinto che passi di altre step e che quindi possa essere energizzata nel progetto finale, quindi reso disponibile per tutto il mondo utilizzabile. Ma la domanda di fondo è, cioè, da cosa nasce o chi valida l'idea che poi questa PR sviluppa? E poi l'altra domanda è come Odoo Italia cataloga queste richieste funzionali che poi qualcuno potrebbe anche prendersi l'onere di sviluppare. Ok, quindi la domanda è se ci sono sviluppi molto elaborati che nascono ovviamente... Allora, siamo più sugli aspetti puramente funzionali sostanzialmente, per cui diciamo allora, come Odoo Italia in buona sostanza quello che avviene è che quando facciamo le call tipo quelle del venerdì, alla quale chiaramente siete tutti invitati, si affrontano anche gli argomenti dal punto di vista funzionale, si cerca di trovare una quadra con, come dire, la panoramica di tutte le esperienze che si possono mettere a sistema, dopodiché si va a definire qual è il modello di sviluppo su un determinato modulo. No? Però è chiaro che tu potresti anche dire ok, apro una PR su un modulo in particolare dove descrivo quale dovrebbe essere il comportamento secondo me, per cui no, sì, scusami, una issue non lo faccio più, non lo faccio più, non volevo dire issue, mi sono sbagliato. Nella issue tu praticamente vai a descrivere esattamente il comportamento funzionale e poi nella issue, sì, non sì. Delle chiamate. Poi nelle chiamate. No, allora, le chiamate sono un momento di confronto, dove nel momento in cui noi ci sentiamo ci andiamo a confrontare esattamente su quello che serve nella realtà. Dopodiché sulle issue tu vai a documentare quello che devi andare a presentare. Se ne discute lì da tutti quanti. Poi è chiaro che poi ci sono dei tempi, quando si parte non è che uno può arrivare dopo sei mesi. È vero pure che... Spesso e volentieri le cose le facciamo anche un po' rincorrendo, no? la quotidianità, per cui... Quello è il flusso. Aspetta, allora poi c'era Antonio. Poi... Mi attacco a questo discorso per avere un chiarimento. Voce Antonio. Mi attacco al discorso per avere un chiarimento. Io sono un funzionale che voglio collaborare, io ipotetico, sono un funzionale che voglio collaborare con la comunità. A questo punto, se stiamo parlando di PR, vuol dire che ci stiamo riferendo a un singolo modulo, un subset di moduli, probabilmente. Quindi la mia domanda è questa. Da funzionale, come faccio a chiedere alla community che possa essere risolta o un bug fix di quel modulo, o un bug di quel modulo? Un attimo. Come faccio a chiedere di un'esigenza di implementare quel determinato modulo? La risposta che è avvenuta oggi è una issue. L'altra risposta mi pare di capire, è un chiarimento questo, la sta dando Andrea. Cioè, a questo punto una cosa è chiedere una evoluzione di una funzionalità o una risoluzione di un bug di una funzionalità relativa a un modulo. Altra cosa è studiare un'evoluzione di un processo che quindi attraverserà un altro iter, che potrebbe essere l'incontro, banalmente quello del venerdì, per dire forse il processo di fatturazione, faccio un esempio, andrebbe modificato perché non è più così. Cioè, questo è il chiarimento che potrei dire. Diciamo che la call, quella là c'è sempre la call, ok? Ogni potrebbe essere una relazione proprio scritta, un verbale o qualcosa. Allora,
finisce tutto nella issue. Okay. Sì. Sì, la risposta finale è sempre una issue, per quanto possa essere elaborata si possono anche commentare, quindi... Però ci sono... si tratta di un processo e non di un modulo. Sì. Secondo me è bene avere per iscritto, anche per chiarire meglio quali sono i vari passi del nuovo processo, è meglio metterli giù per iscritto, poi ci si coordina con le chiamate, eccetera, però... È allora. Chiaro.